Questa volta voglio mostrarvi come si realizza un pacco di patatine personalizzato. Quindi la prima cosa che dobbiamo fare è fare clic su questo pulsantino Forme e inserire un quadrato. Una volta inserito, sblocchiamo come al solito le proporzioni con questo lucchettino che troviamo qua e poi mettiamo le misure corrette. Allora, io metto 28 cm di lunghezza e poi metto 23,5 di altezza. Allora, io sto facendo il modello per un pacco di patatine che ho acquistato alla Lidl, però in genere è meglio farlo sui pacchi di patatine San Carlo, quelli piccolini. Allora, le misure sono identiche, quindi è sempre 28 di larghezza, però l'altezza è leggermente inferiore, quindi di circa 20 cm. È anche più semplice perché se non avete una stampante a 3 potete comunque utilizzarla. Invece in questo modo chiaramente 23 cm, un foglio a 4 purtroppo è solo 21 cm. Allora, a questo punto che cosa facciamo? Prima di tutto cambiamo un attimo il colore così lo vediamo anche un pochino meglio. Io lo faccio leggermente più chiaro perché preferisco farlo un pochino più chiaro così. E poi posizioniamolo proprio qua all'angolo per capire un attimo bene le dimensioni. Allora, facciamo nuovamente clic sul pulsante forme, facciamo inserisci linea di cordonatura. Chiaramente questa linea non ci servirà, ci serve solo adesso per capire le proporzioni e dove posizionare bene le nostre immagini. Quindi non importa se mettete una linea di cordonatura o di taglio perché tanto andremo a toglierla. Allora, posizioniamola su 7 centimetri, questo dovrete farlo comunque anche se avete appunto le patatine San Carlo. E poi andiamo giù al fondo. Duplichiamo la linea di cordonatura e questa volta andiamo a metterla, ingrandiamo un attimo così vediamo meglio, andiamo a metterla a 21 centimetri, quindi qua. Una volta posizionate le linee di cordonatura, che ripeto non sono realmente linee di cordonatura, cominciamo ad aggiungere le nostre immagini. Allora, facciamo clic, io faccio clic sul pulsante carica perché sto utilizzando delle immagini che ho caricato, però chiaramente voi potete anche fare clic qui sull'archivio immagini, quindi faccio clic sul pulsante carica e io vado a prendermi, comunque devo fare visualizza tutto per vedere tutte le immagini che ho e vado a prendermi questo unicorno, quindi faccio inserisci immagini. Chiaramente lo dobbiamo ridimensionare perché è molto grande e poi faccio clic qui su forme e inserisco un cerchio. Vado a inserire un cerchio che è un pochino più grande del nostro unicorno e faccio disponi indietro. Ricoloro il cerchio e lo metto più o meno di questo colore, anche in questo caso preferisco modificarlo un po', quindi faccio un colore un pochino più chiaro così. Centro più o meno l'unicorno e vado a prendere un'altra immagine. Quindi prendo questo arcobaleno. Anche questo è chiaramente enorme. Io adesso vado a posizionarlo più o meno in questo modo. Eccolo qua, più o meno così. E poi vado a cercare nell'archivio immagini alcune nuvolette. Quindi faccio così, poi scrivo nella casella di ricerca nuvole, faccio clic sulla lente per andare a cercarle nell'archivio immagini e cerco delle nuvole che siano molto semplici come queste, quindi faccio clic su inserisci immagine. Allora, adesso io vedete che c'è questo bordino qui intorno, io non lo voglio, quindi lo nascondo, faccio clic sull'occhio per nasconderlo e vado a modificare il colore delle mie nuvole, quindi una la metto di questo colore e l'altra la metto di questo colore. Allora, poi vado a inserirle qui, però ovviamente faccio sposta indietro. E più o meno vado a posizionarle in questo modo, anzi magari le giro così che forse sono un po' meglio. Faccio di nuovo disponi indietro,
in modo da metterle più o meno dietro il nostro unicorno. Ora faccio clic qui sul pulsante salva, lo chiamiamo patatine party. Ve lo dico praticamente in tutti i tutorial, però salvate sempre tantissime volte, perché cliccate design space e c'è qualsiasi problema, vi perde il progetto. E allora intanto facciamo una cosa di questo genere, quindi raggruppiamo questi elementi che abbiamo appena fatto, così li possiamo muovere con più facilità. Quindi una volta raggruppato ovviamente possiamo andarlo a mettere un pochino più centrato rispetto a queste due linee, perché adesso stiamo lavorando sulla parte centrale. Quindi questa parte sarà quella che voi vedrete nella confezione di patatine. Queste due parti saranno quelle che si troveranno nella parte dietro, una a destra e una a sinistra. Allora proseguiamo e inseriamo adesso un'altra forma, quindi un quadrato che ovviamente trasformeremo di nuovo in rettangolo. Allora sblocchiamo di nuovo appunto le proporzioni e facciamo 28 di lunghezza per 2,5 di altezza. Anche in questo caso potete poi voi scegliere l'altezza se la preferite più o meno alta appunto di quella che ho fatto io. Una volta fatto duplichiamo e facciamo la stessa cosa anche qui, quindi riposizioniamolo che si è allineato bene con i lati e cambiamogli anche in questo caso il colore a tutti e due, quindi facciamo così e poi così. Allora adesso andiamo a inserire del testo, quindi scriviamo per esempio Asia, che potrebbe essere l'ipotetico nome della bambina che è alla nostra festa. Beh, allora prima di tutto scusate, non vi ho detto questo, chiaramente questo va posizionato un po' più in basso adesso perché abbiamo messo il rettangolo. Comunque scriviamo il nome Asia, poi andiamo a cercare un carattere che possa andar bene. Per esempio scriviamo birthday e troviamo per esempio questo carattere. Allora una volta inserito, vedete, questo è un carattere a due livelli, quindi potete mettere anche il bordino intorno e cambiamo di nuovo il colore, quindi facciamo per esempio in questo modo e poi duplichiamolo e questa volta scriviamo per esempio 3 anni. Allora, facciamo così, diminuiamo un pochino la grandezza perché chiaramente la cosa più importante è il nome, lo dobbiamo centrare rispetto a questo, quindi vabbè, ovviamente adesso facciamo centro orizzontalmente, comunque lo sapete, ovviamente durante il tutorial non guardo proprio minimi dettagli altrimenti diventa lunghissimo. Allora adesso andiamo a inserire altre forme, per esempio inseriamo delle stelline, diminuiamo un pochino la grandezza di queste stelline, cambiamo il colore e mettiamo qualche stellina con i soliti due colori, quindi alcune le mettiamo rosa e altre le mettiamo color azzurro, che è quest'altro azzurro qui. Ovviamente non deve essere proprio identico al nostro sfondo, quindi vabbè, possiamo mettere per esempio questo e appunto duplichiamo di nuovo le stelline, mettiamole, cerchiamo di posizionarle un po' così, insomma nel miglior modo. Adesso io le sto posizionando molto a caso chiaramente perché non abbiamo tantissimo tempo. Poi voi le potrete posizionare, anzi potrete fare anche delle cose così, per esempio mettere alcune un pochino più piccole così in questo modo e in modo da poterne mettere insomma qualcun'altra. Ecco, duplichiamo di nuovo anche questa e questa volta le mettiamo per esempio di colore azzurro o blu. Allora, una volta fatta la prima parte, quindi diciamo proprio la parte frontale, ecco insomma nel nostro sacchetto di patatine, che cosa dobbiamo fare? Allora facciamo di nuovo clic sul pulsante carica e prendiamo delle immagini tipo questa. Allora questa immagine qui, poi vi lascio come al solito il link all'interno dell'articolo. Questo è un barcode, visto che dobbiamo simulare le nostre patatine
Questo qui è un PNG trasparente, quindi se preferite fare un barcode tradizionale, quindi con lo sfondo bianco, ovviamente inserite di nuovo un quadrato, trasformiamo di nuovo anche questo in rettangolo, cambiamogli il colore, facciamo disponi indietro e chiaramente dobbiamo poi metterlo piano piano, insomma, spostatelo un pochino per metterlo delle dimensioni corrette. Allora, anche in questo caso, io adesso appunto lo sto facendo un po' così, quindi molto 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 velocemente. Dobbiamo ingrandire leggermente qui, posizioniamolo di nuovo qua, ingrandiamolo così, ecco, più o meno, vabbè, ovviamente dovrebbe essere forse leggermente più piccolo, comunque giusto per farvi vedere come poterlo fare. Salviamo nuovamente il progetto prima di perdere tutto e adesso andiamo a inserire ancora un'altra cosa che è proprio tipica di questi sacchetti di patatine. Quindi facciamo di nuovo clic sul pulsante carica e andiamo a inserire questa che è una tabella nutrizionale. Allora, è una tabella nutrizionale normale che ovviamente abbiamo cambiato e abbiamo a posto di mettere appunto i valori nutrizionali reali delle patatine, abbiamo scritto qualcosa come simpatia, intelligenza, eccetera, eccetera. Ovviamente i valori dovrebbero essere tutti al 100% o quasi comunque, visto che è la festa di questo bambino. Allora, abbiamo fatto anche quest'altra parte, adesso dobbiamo fare semplicemente l'ultima. Quindi inseriamo del testo e scriviamo grazie. Allora, chiaramente qua possiamo lasciare la stessa scrittura, scusate, lo stesso carattere, possiamo metterne anche un altro, per esempio possiamo mettere questo che è billionaire, che è un carattere diciamo di scrittura, però se lo si tiene regolare chiaramente è un pochino più evidente. Modifichiamogli il colore, mettiamo il solito colore che stiamo utilizzando, allora, e andiamo a collocarlo nell'altra parte, quindi nella parte sinistra del nostro progetto. Allora, poi scriviamo ancora per averlo, diminuiamo un pochino la grandezza della nostra scritta, ancora un pochino, poi quando la mettete qua vedete che se è più o meno corretta. Poi scriviamo partecipato. Anche in questo caso dobbiamo andare a diminuire la grandezza del nostro carattere. Poi continuiamo ancora, scriviamo alla mia. Rimpiccioliamo di nuovo. Mettiamo anche questa. Poi scriviamo festa. Chiaramente festa come grazia lo mettiamo leggermente più grosso e di un altro colore. Allora, poi che cosa facciamo? Vabbè, chiaramente bisognerebbe allinearli sicuramente un po' meglio, però comunque selezioniamo tutte le scritte, queste qui, e facciamo raggruppa. Andiamo a spostare la nostra scritta, quindi un pochino la mettiamo centrata. Ecco qua, più o meno, ovviamente, poi bisogna mettere forse anche leggermente più qua. Ok. Allora, quindi abbiamo fatto la parte centrale, che è questa. Abbiamo messo il barcode della tabella nutrizionale e poi grazie per aver partecipato alla mia festa. Quindi, come potete vedere, si fa in tempi brevissimi. Facciamo, salviamo il progetto, facciamo salva. E a questo punto che cosa dobbiamo fare? Allora, la prima cosa che dobbiamo fare, tanto non ci occorrono più, è eliminare le nostre linee. Quindi dobbiamo fare qui, dobbiamo separare il nostro rettangolo e andare a eliminare le linee. Quindi facciamo elimina e poi elimina.
ovviamente, come sempre, che CAD design spesso sposta tutto, quindi dobbiamo fare sposta in fondo per ritornare a vedere le cose come erano prima. Allora, una volta fatto in questo modo, dobbiamo andare a selezionare praticamente tutto. Quindi selezioniamo il primo gruppo, premiamo il tasto Shift, selezioniamo anche la tabella nutrizionale, il barcode, il quadrato sotto, tutte le nostre selline, ce ne sono tante, il testo, l'altro testo, questi altri rettangoli, il raggruppamento e poi per ultimo l'ultimo rettangolo e anche il nostro sfondo. Quindi, arrivati a questo punto, facciamo unisci i livelli. Adesso abbiamo ottenuto un livello unico, facciamo di nuovo il salvataggio. Però che cosa succede a questo punto? Che ovviamente Cricut Design Space ci dice che il progetto è troppo grosso, quindi che cosa dobbiamo andare a fare? Dobbiamo andare a ridimensionarlo e inserire 17 e il lato più piccolo e quindi inseriamo e scriviamo 17. Abbiamo ridimensionato la nostra immagine, facciamo clic sul pulsante Crealo, facciamo clic ovviamente anche sul pulsante Continua e che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare invia alla stampante, al posto di selezionare la nostra stampante normale, selezioniamo una virtuale. Io utilizzo Bullzip perché mi consente di salvare il file anche in altri formati. Quindi facciamo clic su stampa. Allora, è indifferente se volete lasciare o meno la smarginatura perché si tratta di un rettangolo, quindi non cambia niente, potete decidere voi. A questo punto lo salviamo, scriviamo progetto patatine, però togliamo il formato PDF e mettiamo per esempio il formato EPS, quindi facciamo salva. E attendiamo un attimo, ovviamente, che Bullzip ci generi il nostro file. Eccoci qua, siamo su Affinity Photo. Io ho questo programma per aprire gli EPS, poi ovviamente ognuno può utilizzare quello che ha a disposizione, a differenza dell'EPS che ovviamente fa più immagini, però diciamo non è che vengono suddivise in maniera perfetta, però in genere se volete togliere alcuni blocchi potete farlo. Allora facciamo clic su questo strumento che si chiama Ritaglia, ripeto, nel caso voi abbiate questo programma, se no comunque qualsiasi programma di grafica raster va bene. Ritagliamo la nostra immagine, cerchiamo di arrivare un po' a filo. Io adesso, come sempre, sto facendo abbastanza velocemente e facciamo clic in questo modo. Chiaramente adesso c'è un piccolo bordino bianco, comunque vabbè, in teoria non dovrebbe esserci. A questo punto dobbiamo semplicemente, una volta fatto questo, ridimensionare il nostro documento, cioè dobbiamo farlo ritornare alle dimensioni che avevamo fatto prima. Quindi facciamo ridimensiona documento, ovviamente mettiamo centimetri e mettiamo 28 e quindi ci rimette i nostri 23,5, vabbè, 23,42 più o meno è uguale, facciamo ridimensiona. A questo punto dobbiamo semplicemente fare clic su stampa e mandare in stampa il nostro progetto, la nostra immagine. Vi faccio vedere anche quest'altra opzione, se avete difficoltà con il taglio, comunque è abbastanza semplice perché poi il foglio va posizionato sul tappetino e insomma, Cricut Maker, come vi ho mostrato, eseguirà poi solo il taglio del quadrato. Vi consiglio di posizionare il tappetino solo qualche millimetro
più in là, ma proprio pochi, tipo 1-2 mm più in là rispetto alla riga, perché Cricut Maker non taglia mai a bordo tappetino, quindi sempre 1-2 mm più in là. Poi ripeto, è sicuramente più facile tagliarli con le forbici. Secondo me questa non è una di quelle cose che deve essere tagliato per forza con Maker, però ognuno poi fa come preferisce. Quest'altra opzione è così, voi potete fare. Se avete una stampante fotografica, quindi una stampante che stampa senza bordi, potete stampare un intero foglio A4 in questo modo. Allora, il foglio A4 è alto 21x29,7, quindi per esempio per alcune marche di patatine tipo il San Carlo il 21 va benissimo, si fa normalmente tra i 20 e i 21 cm. 29,7 è un po' più grosso, però normalmente si fa sui 28 cm, però facendo una grafica un pochino leggermente diversa, nel senso magari non arrivate a bordo come in questo caso, sovrapponete un pezzettino del foglio, quindi del bordo, e viene ugualmente senza dover tagliare niente, cioè sicuramente evitate un passaggio e fate anche molto prima. Adesso ovviamente vi faccio vedere il risultato. Qui il nostro pacchetto di patatine, questa è la parte frontale con il nostro unicorno e la nostra scritta, e questa è la parte dietro con la nostra tabella nutrizionale, il codice barre e la scritta grazie per aver partecipato alla mia festa. L'applicazione è veramente molto molto semplice, prendete il foglio e poi lo girate in questo modo e incollate qua, quindi è veramente semplicissimo. Chiaramente dovete incollare anche poi qua. Io preferisco utilizzare una normalissima colla stick, un po' buona, però comunque sempre una colla stick, anche se alcune persone utilizzano la colla caldo, il biadesivo, ovviamente scegliete voi. Io preferisco la colla stick perché poi quando andate a tagliare, secondo me è più semplice, però ripeto, come preferite voi. A questo punto il nostro tutorial è terminato. Vi ricordo come sempre che potete trovarne tanti altri sul sito mycricut.it e che potete iscrivervi al gruppo Facebook Cricut e Silhouette Italia.